tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi oggi non voglio parlare di voi. No, non è che voglio parlare di voi, non voglio parlare con voi ragazzi di videogiochi. Oggi prendiamo una pausa proprio nel video pomeridiano dai videogiochi. Voglio rispondere ai dubbi che mi chiedete spesso e volentieri in chat, ragazzi, cioè Xyuder, potresti darmi una mano su come funziona, un'infarinatura generale su come funziona OBS, su come possa io streamare? Sì. Ok ragazzi, allora oggi voglio fare questo piccolo tutorial dedicato a questo programma che si chiama OBS, Open Broadcast Software, che serve appunto per interfacciare tutto ciò che accade sul nostro computer con una diretta streaming su YouTube. Ma non solo, possiamo tranquillamente usarlo anche per editare dei video, ragazzi. Quindi possiamo, appunto, grazie a tutte le sue funzionalità e alla nostra fantasia, non ho avuto il narigio tutto il giorno, ce l'ho adesso, alla nostra fantasia possiamo, ragazzi, andare appunto a creare anche dei video e risparmiare un bel po' di tempo nell'editing. Allora, la prima cosa da fare, cercheremo di fare proprio le cose, ragazzi, un press, quindi io insieme a voi. Allora, fatemi vedere, dunque, voi dovreste vedere il desktop così, spero che vediate il desktop con me sotto. Sto chiudendo un po' di finestre, sì, qua di YouPorn l'ho già chiusa. Allora, andiamo su Google, ragazzi, e scriviamo OBS, molto semplicemente, partiamo proprio dalle basi, Open Broadcaster Software, questa è la pagina principale di OBS, ragazzi, lo stiamo vedendo, molto semplice, c'è il tastone, fammi vedere se gli ho messo di prendere, allora un attimo, perché se non prende il mouse è brutto, proprietà, cattura il mouse, perfetto, torniamo dove eravamo prima sul nostro Google, ragazzi, su questo tastone verde download OBS Studio, ci clicchiamo sopra, lui ci chiede ovviamente il sistema operativo sul quale vogliamo installarlo, Windows 7 o superiore, Mac 10 o superiore, oppure Linux, altrimenti se abbiamo un computer datato c'è, come vedete qua sotto, l'OBS Classic, ma io vi consiglio, ragazzi, di cercare di prendere la versione più aggiornata possibile. Una volta scaricato OBS lo andiamo a cliccare due volte e ci sarà un file di installazione, lo installiamo, ragazzi, e quella che vedete è la finestra qua di fianco a me, ragazzi, come vedete sono io tante volte, non è nient'altro, ragazzi, che la finestra di OBS. Allora, non è facile spiegarvelo, nel senso, però cercherò. Allora, come vedete, ragazzi, innanzitutto facciamo una cosa che forse voi è più intelligente, che voi vediate meglio OBS piuttosto che la mia faccia da pirulo. Fatemi vedere se riesco a ingrandirvelo un po' e ancora un po'. Ecco, dai, magari così riuscite a vederlo meglio. Io posso rimpicciolirmi ancora un po', spostarmi di qua. Questo è tutto con OBS, ragazzi, eh. Vediamo se riusciamo ad allargarlo ancora. Io ci tenevo che voi vedeste i bottoni, però più di così penso che non si possa fare. Allora, ragazzi, ecco, vabbè, poi voi seguite il mouse così lo capite. Il primo tasto, ragazzi, questo qua in alto, è quello dove avviene la magia, ragazzi, che al momento non vi interessa, avvia trasmissione. Cioè, quando avremo settato i parametri correttamente di OBS, cliccando su quel tasto, potremo cominciare il nostro streaming su qualsiasi sito che supporti lo streaming. Quindi non c'è solamente YouTube, ad esempio c'è anche Twitch. Sotto invece c'è un altro pulsante che sarà per voi avvia registrazione. Io adesso sto facendo appunto una registrazione, quindi ce l'ho come ferma registrazione. Cioè, ragazzi, quando voi cliccate questo tasto, OBS parte, rimane ovviamente, non trasmette in diretta, ma registra tutto quello che voi gli state facendo catturare nella finestra principale, che è quella che voi vedete. La finestra principale è tutto quello che state vedendo voi adesso. Modalità studio non l'ho mai usata, ragazzi, quindi non vi dico neanche le cose che non so, non l'ho mai toccata. Impostazioni le andiamo a vedere fra un secondo e poi il tasto esci. Allora, ragazzi, prima... Allora... era la canzone. No, ragazzi, andiamo a vedere delle parti fondamentali di OBS che vi serve, da capire, se riuscissi a prendere la finestra di OBS. Ok.
Sì. Allora, la prima parte che a voi deve interessare, ragazzi, è questa. La... Che casino riuscire a far andare OBS. Torniamo dove eravamo prima, che mi riuscivo a captare meglio la cosa. Ah, c'è uno sfondo. Ok, capisco niente. Allora, questa, ragazzi, questa, io spero che voi la vediate. La prima sezione sulla parte di sinistra, ragazzi, c'è scritto scene. Le scene, ragazzi, sono praticamente la finestra completa che voi state vedendo. Non siamo obbligati per forza ad averne una. Come vedete, ragazzi, io ne ho diverse. Cioè, se io cliccassi sulla prima, apparirebbe il primo overlay di Clash Royale. Questo è l'overlay che uso la sera, questo è quello che sto usando adesso e questo è quello che uso per What The End quando faccio i video. Torniamo su quello di adesso, ragazzi. Modalità scene. Bisogna sempre creare una nuova scena cliccando in basso, c'è un più, ragazzi, quindi ci clicchiamo e vi dice aggiungi scena. Noi possiamo mettere il nome della scena, se ad esempio scrivo prova e do invio. Come vedete, ragazzi, è tutto nero adesso, è tutto nero perché ovviamente lui ha creato una nuova scena. Non ci interessa adesso vedere quella nera, quindi torniamo dove eravamo prima, ragazzi. Poi c'è di fianco a scena, cioè di fianco al tasto più c'è il tasto meno che è per la rimozione, e poi due frecce per spostare su e giù le scene. Non ve ne frega niente. Passiamo alla colonna di fianco a scena, ragazzi, si chiama origini, e qua, ragazzi, nasce tutto. Qua nasce tutto. Allora, io ancora prima di spiegarvi come andare a interfacciare con YouTube, che è una cagata alla fine, ho le impostazioni, voglio farvi capire bene la facciata principale prima ancora di schiacciare su qualsiasi bottone. Allora, ragazzi, qua vedete che ci sono una sbregata di cose, sono tantissime perché sono tutte le cose che io faccio catturare a OBS, non necessariamente in quello che state vedendo voi adesso, ma ho usato questa scena, ne abbiamo già parlato prima, anche ho oscurato delle cose per dare la possibilità di vedere appunto solo il mio schermo del computer e la mia webcam. Ma se io cliccassi sulla prima prot in alto di là, ragazzi, è apparso ad esempio streamlabs.com xuder. Allora, come funziona sto discorso qua? Voi ovviamente qua ce l'avrete tutto bianco, c'è il solito tasto più, ragazzi. Bisogna aggiungere della roba da mettere in quella finestra nera. Vediamo se riusciamo a farvelo capire proprio dall'inizio. Io faccio prova, ho creato una nuova scena, ragazzi, quindi è tutto nero. La prima cosa da fare, ad esempio, io voglio farvi vedere la mia faccia, clicco sul più che c'è in basso a origini, vi si aprirà una finestra, andiamo a cercare dispositivo di cattura video. Che cos'è il dispositivo di cattura video? Ditemelo voi. Bravi, è la webcam. Quindi, ragazzi, noi avremo la nostra webcam pronta per essere presa. E quindi, scusate, io vi ho detto così, ma io non lo faccio così, perché adesso ve lo spiego, ragazzi. Voi fate dispositivo di cattura video e vi farà vedere nel menu a tendina che appare, cioè voi cliccate, vi dice crea nuovo, aggiungi esistente, fregatene, crea nuovo, dagli un ok e vedi già subito che ti apre un'altra finestra dove ti farà sicuramente selezionare di fianco al menu dispositivo la tua webcam, ovviamente se installata. Ti consiglio al momento di non toccare configura video, configura la crossbar, lascia perdere, perché tanto se la webcam è abbastanza buona non hai bisogno di toccare niente. Io vi do un consiglio però, ragazzi, questo è il metodo per avere una webcam. Io però faccio una cosa diversa, perché avevo dei problemi con la webcam, ogni tanto mi si bloccava. Quindi, ragazzi, io apro il programma dedicato alla webcam sul mio computer, come se dovessi scattarmi una fotografia, e poi, ragazzi, su OBS schiacciamo sul tasto più e andiamo a prendere, ragazzi, cattura la finestra. Con cattura la finestra, ragazzi, come vedete, si apre una nuova finestra dove vi fa selezionare tutte le finestre che sono aperte sul computer. Io in questo caso, come vedete, ragazzi, ho il software di Microsoft Livecam e come vedete, ragazzi, c'è la mia finestra con dietro il mio bel green screen
E sto adesso andando a fare una cosa molto importante. Ve la dico già subito, ragazzi. Innanzitutto, voi riuscite a vedermi, lo so che perché mi state vedendo, perché mi vedo anche io nell'anteprima, ragazzi. Se noi vediamo che abbiamo catturato una finestra, questa finestra intorno a un perimetro di color rosso, praticamente, e dei cerchi. Se noi andiamo a prendere con il mouse un cerchio, vedete, ragazzi, possiamo allargare e stringere come vogliamo. Ma vi do un trucco. Se noi, ragazzi, teniamo premuto il tasto Alt della tastiera e premiamo su un cerchio, prot, andiamo a croppare, cioè stiamo tagliando delle parti della finestra che a noi non interessano. E come vedete, ragazzi, io posso fare così, mettermi qua e, come state vedendo, praticamente ho croppato la mia finestra. Posso anche prenderla sopra tenendo premuto Alt. Vedete, io potrei anche tagliarmi così. Questo è importantissimo, ragazzi. Questo vi serve da sapere subito, perché se iniziate a creare vi sarà essenziale usare il tasto Alt. Se noi clicchiamo con il destro, ragazzi, sopra la nostra finestra appena catturata, si apre una sbregata di voci sul menu. Io vi consiglio, allora, abilitante prima, dovete avercelo sempre attivato, così vedete in tempo reale quello che state facendo. C'è blocca anteprima che fa il contrario, anteprima ridimensionamento, lascia perdere, tutta sta roba non ti interessa. Puoi fare, allora, la cosa che ti interessa è filtri, ad esempio, se stai usando un green screen, filtri. Con i filtri si può mettere il chroma key, si possono fare tante cose, le andiamo a vedere dopo, non ci perdiamo, ragazzi. Abbiamo fatto cattura alla finestra, però c'è un'altra cosa da fare. Se voi avete un microfono, ragazzi, come ho io, andate a vedere. Innanzitutto facciamo un'altra cosa, scusate, così potete innanzitutto capire quello che io sto dicendo. Allora, datemi un secondo, andiamo anche a catturare lo schermo. Praticamente noi possiamo fare cattura schermo sempre premendo il più dalla sezione origini, e come vedete, ragazzi, io sto andando a prendere lo schermo, voglio il secondo schermo, che è quello che uso io, dove c'è OBS. Vado a rimpicciolirmi così non vi do fastidio, siamo tornati appunto al punto di prima, ragazzi. Possiamo addirittura rispostarci di qua in modo che è più pulito. Qua ho già messo il filtro del green screen, ragazzi, quindi io ho catturato lo schermo in modo da farvi vedere quello che sto facendo. Allora, noi dobbiamo sempre andare ad aggiungere nella sezione origini con il tasto più tutto quello che vogliamo. La webcam, ragazzi, la potete inserire, ve lo ripeto un'altra volta, cliccando con il tasto più e andando su dispositivo di cattura video. O altrimenti, aprendo il programma dedicato alla vostra webcam, fate aprire una finestra nel vostro computer e andate a fare cattura la finestra. Così lui vi farà vedere tutto ciò che è aperto a finestra nel vostro computer. Ricordatevi che se volete streamare un gioco, ragazzi, non apritelo a schermo intero, cercate sempre di aprirlo a finestra, perché voi potete ridimensionare la finestra nel desktop, quindi mettere il gioco anche grande così. Ma poi, ragazzi, con OBS, come vi ho detto prima, premendo, cioè ve lo farà vedere in piccolino, ma voi premete su uno dei cerchietti nel perimetro della finestra e tirando lui lo ingrandisce, ma quello sul vostro computer rimane piccolino. Credetemi, vi sarà molto molto utile. Allora, vi stavo dicendo, ragazzi, abbiamo un microfono, quindi abbiamo bisogno anche di dire a OBS di catturare la voce che arriva dal microfono. Non c'è bisogno, potremmo rimanere su questo menu, ragazzi, e schiacciare cattura l'audio in entrata. Lui catturerebbe, sicuramente vi apre un altro menu, lo possiamo anche andare a vedere, vi apre un altro menu dove vi fa vedere nel dispositivo tutto quello che avete installato. Quindi il mio microfono si chiama Samsung C01U Pro e potrei andare a cliccarlo per avere il microfono dentro nell'audio. Però voi mi starete dicendo: Xuder, ma com'è possibile? Com'è possibile che ti si sente e non l'hai fatto? Perché se noi andiamo a vedere, ragazzi, qua di fianco nella sezione mixer, come vedete, ragazzi, lui ha una voce che si chiama Mic Aux, cioè di default lui dice: io posso già catturarti l'audio, quindi non ha senso che andiamo a fargli cattura audio se vogliamo prendere solamente il microfono. Come vedete, ragazzi, io sono qua, posso decidere o di alzare l'audio che sto catturando, posso
se lo metto muto però e vi parlo non mi sentite, cliccando sull'altoparlante lì lo mettete muto, e di fianco abbiamo le impostazioni, ragazzi, possiamo dargli dei filtri, io non li ho mai usati quindi non ve li sto a spiegare, le proprietà, e ovviamente noi gli dobbiamo andare a dire qual è la sorgente audio che vogliamo catturare. In questo caso io giustamente gli ho detto il microfono. Ci sono altre cose interessanti, allora io ve ne vado a dire solo altre due, ragazzi. Noi possiamo catturare un'altra cosa importantissima che vi interessa, che dovete sapere, ragazzi, è la possibilità anche di catturare le immagini. Quindi noi, cliccando sempre sul più nella sezione origini, andiamo a cliccare su immagine e lui ci dice crea nuovo, noi facciamo sempre crea nuovo e ci fa riaprire lo stesso menu. Possiamo cliccare su sfoglia e ovviamente si apre la nostra cartella di Windows partendo dalla predefinita, e noi possiamo andare, se volessimo, a catturare un'immagine che, come vedete, ragazzi, stiamo inserendo nella nostra scena principale. Possiamo, come vi ho già detto, andare a ridimensionarla così e cosà. Vi spiego un trucchetto, ragazzi: se noi mettiamo un'immagine, mettiamo una freccia, la vogliamo capovolgere perché non abbiamo voglia di andare a modificarla con GIMP, con Photoshop, con quello che è, se noi prendiamo l'angolo estremo, ragazzi, di ogni immagine e lo tiriamo dalla parte opposta, avete visto, l'immagine si è ribaltata, ragazzi, l'immagine si è ribaltata. Possiamo riportarla di là e l'immagine torna normale. Se noi la prendiamo dalla parte alta e la portiamo giù, l'immagine si capovolge. Quindi, ragazzi, questo è molto molto utile, credetemi, è molto molto utile per avere poi la velocità nel sistemare le immagini se dovete creare una composizione da mandare appunto in streaming. Una cosa importantissima, ragazzi, l'ultima, e poi andremo avanti con il tutorial numero 2, è appunto, non siamo neanche riusciti a vedere le impostazioni ma sono già 20 minuti di video, ragazzi, quindi vi dico una cosa, due cose importantissime che dovete sapere sulle impostazioni e poi non vi straccio più le balle. Tasto tutto là a destra, ragazzi, tasto impostazioni, lo apriamo, si apre questa schermata che voi dovreste vedere, credo di sì, sì, la vedete sicuramente, ragazzi, generali, andate a vedere, dovete solamente toccare italiano, la roba che ci interessa è stream, ragazzi, quindi sul servizio bisogna andare a mettere quello che stiamo usando, ragazzi. Io ho messo YouTube, YouTube Gaming, se andate su Twitch ovviamente mettete su Twitch, andate su Smashcast, se andate su YouTube mettete YouTube server, non toccate niente, primary YouTube ingest server. Qua c'è, ragazzi, la chiave stream. Cos'è la chiave stream? È la cosa più importante per andare in streaming. Allora, dov'è la chiave stream, ragazzi? Andiamo su YouTube. Chissà se voi vedete YouTube adesso, fatemi vedere se lo vedete, io spero che voi lo stiate vedendo, fatemi vedere se ve lo fa vedere, aspetta un attimino, se no, sapete cosa faccio? Sì, no, ve lo fa vedere. Noi andiamo, ragazzi, su YouTube, e dalla sezione Creator Studio, ragazzi, dobbiamo andare a cliccare nella parte, adesso col nuovo YouTube ce l'abbiamo anche qua, se no andiamo in alto sul logo del nostro canale, seconda voce, ragazzi, Creator Studio, mi raccomando, andiamo su canale, la sezione dedicata al nostro canale, e dovrebbe essere su avanzate, se non ricordo male, monitoraggio, dovrebbe esserci la chiave stream che io non è qua, allora è su live streaming, forse sì, sarà su live streaming, allora, ragazzi, forse sì, è un po' che non lo faccio, andiamo, sì, sarà qua, andiamo su live streaming e come vedete, ragazzi, c'è l'URL del server che è quello di YouTube ovviamente, e sotto c'è la chiave dello stream, ragazzi, voi cliccate su mostra, non fatela mai vedere a nessuno, se no possono andare a fare dei video col vostro account, il codice che vi apparirà, ragazzi, nella sezione mostra, lo andiamo ad incollare in impostazioni stream, chiave stream, ok? Lo mettiamo qui. Ultima cosa, ragazzi, e poi non vi sto a rompere le palle, l'output, andiamo nel bitrate, ragazzi, importantissimo il bitrate, andate, ragazzi, a capire quanto è il vostro upload, se il vostro upload è più di 8-9 mega al secondo, diciamo che anche 5 andrebbe bene, come bitrate 2500.
Da lì, ragazzi, siete a posto. Potete già iniziare lo streaming sul vostro canale. Ragazzi, questa era un'infarinatura veramente, veramente molto generale su OBS, su come funziona, su quello che dovete sapere per poter cominciare. Poi dovete iniziare a giocarci un po' voi, ragazzi, e vedrete che potrete fare un ottimo streaming. Basta solo avere tanta fantasia, tanta voglia di farlo e le idee ben chiare in testa. Beh, ragazzi, io spero che mi lascerete un bel po' di like per questo video tutorial. Vi ringrazio per avermi seguito e vi ricordo di stare sempre sul canale iscrivendovi per non perdere mai nessun video o nessuna live. Noi ci vediamo presto! Ciao!